La classifica è quella che è, la lotta per la salvezza diventa sempre più difficile, ma il cuore rosanero è sempre pulsante. Più che mai quello dei bambini, soprattutto quando hanno la possibilità di stare accanto ai loro idoli, ai giocatori di calcio che solitamente guardano soltanto in TV. L'occasione per tantissimi piccoli tifosi del Palermo, appartenenti alle scuole calcio del territorio, l'ha dato l'evento nato dalla collaborazione tra Tutto Sport di via Pietro Novelli, l'esercizio di articoli sportivi in pieno centro storico e l'ufficio stampa del Palermo Calcio, al quale hanno partecipato tre giocatori in rosanero: Thiago Čonek, difensore polacco, Robin Quaison, esterno svedese, e Bruno Henrique, centrocampista brasiliano. I tre calciatori hanno fatto da protagonisti nell'evento IOMA, lo sponsor tecnico proprio del Palermo Calcio, del quale Tutto Sport è tra i rivenditori ufficiali autorizzati. Per i giocatori è stato un vero e proprio bagno di folla, con centinaia di bambini festanti che hanno affollato il negozio, così come l'ingresso, invadendo letteralmente via Pietro Novelli tra la curiosità dei passanti. Tutti ordinatamente in fila, seppur con il chiasso tipico dei bambini, sotto lo sguardo attento dei loro allenatori, per un autografo o, come si usa fare adesso, per un selfie accanto ai loro beniamini. Ed alla fine, ottenuti il loro piccolo trofeo, tutti sono andati a casa felici. Il calcio, sempre in grado di regalare dei sogni, a maggior ragione a quell'età, è bello soprattutto per questo. Tiago, l'entusiasmo di tutti questi bambini è sempre confortante. Sì, certo, sono i tifosi pure ancora, e sicuramente per noi è anche soddisfazione vedere questa soddisfazione in loro in faccia, vedere quelle giocatori che vedo in televisione, poter avere questo contatto più vicino per loro e per noi è anche un motivo di grande soddisfazione. L'età più bella per fare il tifo forse è proprio questa? Da lì si inizia a avere la passione per il calcio, con me non è stato diverso, anche da piccolo inizia lì la passione per il calcio, poi avere l'opportunità di avere vicino quello che si vede in televisione è ancora meglio. Un augurio di buon Natale a tutti questi bambini. Sì, auguro un buon Natale a tutti i bambini, sue famiglie e Forza Palermo. Grazie.